you as a shy girl until I made you my girl. Girl, you push me like a big boy. Mi chiamo Francesco Scotti, sono un centrocampista dell'Under 17 e mi trovo qui alla Sampdoria da 8 anni. Abito a Rapallo, sono l'unico della mia famiglia a giocare a calcio e questa passione mi è stata trasmessa da mio padre. Ho iniziato a giocare a calcio nella San Margheritese e appena è stata creata la leva dei 2000 sono stato chiamato qui. Il mio primo mister qua alla Sampdoria è stato mister Occhi Pinti, poi ho avuto diversi allenatori, tra cui il mister Gabbanini che ci ha allenato nell'anno dei giovanissimi nazionali e l'anno prima siamo stati allenati da mister Bellucci ed è quindi il terzo anno che mi ritrovo con lui. Avere lo stesso mister per più di una stagione è sicuramente un fatto importante dal punto di vista sia di conoscenza e anche dal punto di vista tattico e tecnico, perché sicuramente conoscendomi già sa cosa potrebbe fare il meglio per me o per la squadra. Sono un giocatore principalmente tecnico, posso giocare in diversi ruoli nel centrocampo e posso giocare sia ala che mezzala, a centrocampo a 2 o a 3 e anche trequartista con il tridente con la seconda punta. L'anno dei giovanissimi nazionali ho messo a segno 10 reti, tra cui 6 o 7 di punizione, quindi diciamo che la mia dote principale è anche il tiro da fuori. Il primo anno di giovanissimi nazionali sono stato chiamato per la prima volta in Under 15 a uno stage e appunto in quell'anno ho avuto solo 2 chiamate. L'anno scorso, essendo con gli allievi nazionali, quindi con i 99, ho avuto una chiamata nell'Under 16 in un torneo in Macedonia contro Serbia, appunto la squadra del posto. All'esordio sono riuscito a segnare e ovviamente è stata un'emozione indescrivibile perché indossare quella maglia è da sempre stato un mio sogno. Dopo quest'anno l'obiettivo di tutti gli allievi è sicuramente poter andare in primavera e di conseguenza poi in prima squadra. Ho fatto qualche allenamento con appunto la prima squadra e devo dire che oltre che essere un allenamento tattico, tecnico, è sicuramente un'esperienza importante dal punto di vista, cioè sia per crescere che per poter diventare uno di loro.